so soddisfazioni, eh. Scendiamo nel dettaglio, diciamo, di questo generatore di Van de Graaff fatto in casa con pezzi rimediati. Cominciamo dalla base. Questa la riconoscete, è la ghiera di quelle che si usano, tipo quella dello sciacquone, no? Quella che sta sul muro. Ne avevo una d'avanzo e l'ho utilizzata come base, in quanto questo tubo da scarico, ci cadeva giustamente proprio a puntino. Ne ho ricavato un buco per metterci poi una boccola, perché su questa boccola ci si metterà la banana, lo spinottino, per andare a collegare la terra. All'interno c'è un elastico, che è quello che poi vedete qui sopra, che praticamente scorre tra due pulegge. Questa pulegge inferiore è fatta rimediando tanti pezzettini, un ingranaggio, per arrivare praticamente a collegare all'asse del motore una puleggina di Teflon di questo tipo così, che ho ricavato facendo il buco su questa tavoletta. Con una segattazza ho fatto il buco, lo scarto l'ho usato per farci la puleggia, poi l'ho tagliata a metà e ne ho ricavata questa qui, ecco qui. Poi ci ho messo un alberino rimediato da un trapanino di quelli di giocattolo rotto, che è eccolo qui. Bene, l'alberino l'ho messo su questo poi motorino, che è ricavato invece da un avvitatore di quelli da Black & Decker, che si trovano a 2 soldi a pile, praticamente, vabbè, inutilizzabili. Il motorino è molto buono invece, eccolo qua. Lo alimento con una batteria da 4,5 volts con due coccodrillini carini, eccolo qui. Qui sopra abbiamo visto, sempre con la rete, ho fatto praticamente la spazzola superiore, che precipita qui su un fianco, perché insieme a questo poi andrà a fare il contatto con la base della palla. La palla è l'unica parte comprata in realtà, il resto è tutto rimediato. Ma questa palla l'ho dovuta, ne ho dovuto comprare le parti. Sono due stampini per Zuccotti. Uno l'ho dovuto bucare anche. Poi vedete che l'ho ripiegato verso l'interno con santa pazienza, perché poi l'alluminio è molto morbido. La parte sopra invece mettiamo in sovraimpressione, come l'ho trattata per togliere i bordini. L'ho dovuta praticamente molare su un piano di vetro, fino a praticamente a mangiare il bordino, e poi rimuoverlo con tanta pazienza. Poi chiaramente ripulito nuovamente con una carteggiatura, e poi le due parti sono state congiunte con questo nastro isolante. Purtroppo non ho trovato un nastro alluminio senza bitume, quindi ho preferito usare questo. L'essenziale è mettere in conduzione le due parti. Ecco qui. Gira, e adesso questo piano piano si dovrebbe caricare. No, perché si carica anche lo stesso, però se colleghiamo a massa qua giù, ecco, sentite già il crepitio. Si sente il crepitio, ma non si vede.
non succede assolutamente nulla. Comunque sono belle bottarelle, eh? Avete notato che praticamente oscilla pure. E poi se ci mettiamo i capelletti sopra, non... abbiamo visto prima, ok. Non so se si vedono le scintille. Cioè, col contraccolpo della scintilla prima si avvicina perché si attira, poi tac. Fantastico. Beh, questa è fantastica, eh? Lampada al neon, eh? Una CFC, guardate bene, eh? Guardate che lampeggia, guardate che figo. Le botte sono veramente grosse. Ma... fatela anche voi e vi divertite. Questo è tutto rimediato, quindi si va. Mamma mia, botte. Basta, ecco qua, una gran soddisfazione, funziona, spettacolare. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, e vi preannuncio subito, questo non sarà l'ultimo generatore di Van de Graaff, ne farò uno più grosso. Oh, e scriverà il carattere, no? E no, da di tutto.